sento bene oggi. Dalle tribune del Palatella di Piombino una cordiale buonasera da Riccardo Quiriconi e da Maurizio Garzelli. Terza giornata del girone di ritorno per il girone A del campionato di Serie B di basket. Si affrontano sul parquet piombinese Solbat Basket Golfo Piombino con all'attivo 22 punti contro Cestistica Levante Torrenova, che ha in carniere 10 punti frutto delle 5 vittorie conquistate fino a questo momento. Piombino in striscia positiva, 7 incontri consecutivi senza sconfitta per la banda di coach Andreazza. Cerca l'ottava meraviglia nel pomeriggio piombinese. Avversario di turno Levante Torrenova, una squadra modificata nella guida tecnica e con alcuni innesti di rilievo che ne fanno una compagine che può far soffrire chiunque. Testimonianza la sconfitta sul filo di lana maturata nel turno precedente in casa contro Empoli. A Maurizio, come al solito, microfono e parola per la presentazione degli avversari dei gialloblu. Gialloblu è la tinta forte oggi, tutte e due le squadre hanno questi colori sociali. Per la 18ª di campionato, terza del girone di ritorno, viene a farci visita la squadra siciliana del Levante Torrenova. Particolarità di quest'anno è la presenza nel nostro girone di 3 squadre siciliane. E personalmente devo dire che, a dispetto dei problemi di logistica e le dispendiose trasferte, mi fa piacere il confronto con realtà che non conosciamo. Torrenova arriva a Piombino occupando l'11ª posizione, appena un gradino sopra la zona pericolosa dove si lotta per non retrocedere. Fino ad ora i nostri avversari contano 5 vittorie, di cui una soltanto lontano dalle mura amiche, e 11 sconfitte. Sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Empoli, dove hanno venduto carissima la pelle, perdendo solo di 4 punti in un convulso finale. Una curiosità, hanno vinto per ora entrambi i derby siciliani. Torrenova segna 62,8 punti partita, ultima nel girone, e ne incassa 73,7. Tira col 45% da 2, il 32% da 3 e con il 66% dal tiro libero, penultima del girone in questa caratteristica. Catturando 36,6 rimbalzi partita, al suo miglior marcatore in Buffelli con 18,3 punti partita, secondo marcatore del girone, ma anche Nucoie e Santucci viaggiano stabilmente in doppia cifra ad ogni allaccio di scarpe. Basket Golfo viene da una solida e convincente vittoria in trasferta a Capodorlango. Al fischio finale erano 27 i punti di distacco. Nonostante la lunga trasferta, la nostra squadra ha avuto la meglio sugli avversari in tutte le parti del campo. Francamente, vuoi per la tristezza del palafantozzi vuoto, vuoi per il divario di spessore fra le due compagini, non era facile tenere alta la concentrazione e l'intensità per tutta la gara. I nostri ragazzi invece anche in questo aspetto hanno fornito una prova di maturità, non abbassando mai la guardia, ed in tale contesto mi ha fatto piacere vedere i nostri giovani Riva, Molteni e Pistolesi prendersi minuti di qualità. Piombino si è allenato bene con l'organico al completo per tutta la settimana. Quindi Riccardo, prepariamoci a raccontare questa partita e che vinca il migliore, sperando che indossi la casacca gialla. L'augurio che chiaramente i tifosi siciliani che avranno il piacere e la cortesia di ascoltarci non potranno seguire. Piombino, che dicevamo viene da 7 vittorie consecutive, deve piazzare l'ottava in casa per poi affrontare nel turno infrasettimanale la trasferta di Alessandria per chiudere questa settimana da 3 gare in 8 giorni con il big match di domenica prossima in casa contro San Miniato. Match clou di questa settimana invece è la sfida che va in scena a Palermo, tra Palermo e Domegna. Le squadre di testa viaggiano fortissimo, per Piombino è l'obbligo continuare sulla striscia di vittorie per mantenere le posizioni alte in griglia playoff. Chiamate a dirigere l'incontro i signori Matteo Sironi e Simone Gurrera. I quintetti scelti dai due coach per Torrenova, agli ordini coach Antonio Trullo, scenderanno in campo Boffelli, D'Andrea, Cuocoie, Gullo e Murabito. Per Piombino, Procacci, Persico, Mazzantini e Antonio Sodero. Completo giallo-blu per Torrenova, tenuta casalinga per Piombino, canotte e pantaloni gialli bordati di blu. Buona cornice di pubblico anche in questa occasione, il tifo piombinese
sta seguendo le imprese della propria squadra con rinnovato entusiasmo dopo il periodo buio probabilmente di novembre. Tutto il clima ha trovato fiducia e conforto per un finale di campionato che può essere decisamente positivo per i colori giallo-blu. Già pronto al centro del campo il lungo di Torrenova, Daniele D'Andrea, che presumibilmente contenderà il primo possesso ad Edoardo Persico, che si porta anche lui nel cerchio di centrocampo. Convenevoli di rito prima dell'inizio del match. Tutto è pronto sul parquet piombinese per la partita valevole per il terzo turno di ritorno del girone A del campionato di Serie B di basket. Parte il match con il primo possesso gestito da Piombino nelle mani di Alessandro Procacci. Lo scarico per Eli Antonio. L'end off per Mazzantini. Il palleggio del numero 11. Lo scarico ancora per Procacci. Esce dai blocchi Sodero. 8 secondi alla fine dell'azione di attacco. Il palleggio di Sodero. Trova lo scarico per Persico. Extra pass in angolo per Eli Antonio, che calpesta la linea laterale. Prima palla persa per Piombino. Primo attacco allo scadere 24 secondi, ma deve forse circolare più velocemente il pallone nelle mani dei gialloblu. Sì, l'ultimo tiro era però stato preso bene, è vero che era al limite dei 24 secondi, ma era stata buona anche la difesa siciliana, che non ha concesso un centimetro al nostro attacco, però avevamo preso un buon tiro, peccato che Leantonio ha pestato la riga. E primi due punti per Torrenova, siglati da Marco Murabito. Primo vantaggio per i siciliani. Secondo attacco gestito da Piombino. La bomba mandata fuori bersaglio da Sodero. Il rimbalzo dell'Atletico Nkwokoye. Il secondo possesso in attacco per Torrenova gestito da Capitan Gullo. Trova lo scarico anche per il proprio numero 11. Prova a far saltare Persico, che rimane con i piedi ben saldati per terra. Arriva il fallo di Leantonio sul tiro da tre punti di Santiago Boffelli. Viaggi Lunetta con tre opportunità per il bomber numero 8. Torrenova con la faccia e il linguaggio del corpo giusto per affrontare questo match, Mau. Sì, con la faccia giusta e il linguaggio del corpo giusto. E non mi è piaciuta questa azione difensiva, perché Boffelli sappiamo che è il miglior terminale della squadra siciliana, e i nostri ragazzi avevano cambiato difesa bene, se non che poi chi doveva rimanere su Boffelli non ci è rimasto, e poi è dovuto andare in recupero poi e da ultimo, e ci ha speso il fallo. Vantaggio Torrenova sul 4-0, 2 su 3 per Boffelli dalla linea del tiro libero. Primo fischio a punire la difesa di Torrenova. Il fallo è di Nkwokoye, primo fallo per Torrenova, rimessa laterale Piombino. La marea gialloblu fa sentire la propria voce, prende il tiro da tre punti frontale Procacci, lo fallisce. D'Andrea a catturare il rimbalzo difensivo, Capitan Gullo a gestire la transizione. Il palleggio del numero 22, trova lo scarico per il tiro da fuori di D'Andrea. È un mattone il tiro del numero 9, il rimbalzo di Procacci. Trova in angolo Mazzantini, la partenza cattiva di Saverio, il fallo di Murabito, secondo fallo di squadra per Torrenova. Se riesce a correre in transizione Piombino può diventare devastante. Ma sì, quando Piombino prende rimbalzo e sviluppa la transizione difficilmente non recupera un fallo o un canestro. Se invece non difendiamo bene, allora siamo costretti a fare attacchi più elaborati e a volte ci perdiamo. Arriva l'attacco forte del pitturato di Leantonio, semigancio dolce, primi due punti di Piombino, che riduce a 2 lo svantaggio da Torrenova, 4-2, nuovo attacco siciliano gestito da Gullo, che raccoglie il palleggio, trova lo scarico per D'Andrea, lo fronteggia Persico, il palleggio mancino il numero 9, il consegnato per Boffelli, trova lo scarico D'Andrea dopo l'aiuto di Persico, semigancio con l'aiuto del tabellone, buon attacco ancora di Torrenova, che trova il più 4 nuovamente con i primi due punti del proprio lungo numero 9.
prova a tagliare forte del pitturato di Antonio, la partenza in palio di Sodero, rifiuta il tiro da due punti di Antonio, attacca ancora il pitturato, il fadeaway di Eli Antonio, 2-2 per lui dal pitturato. È importante che Eli Antonio sfrutti questa opportunità, può muoversi tecnicamente e il tiro all'allontanamento sta diventando devastante. Sì, Eli Antonio ha diciamo possibilità tecniche grandissime, ha fatto due canestri difficilissimi di grande tecnica, ha rifiutato un tiro che di solito non rifiuta. E in difesa dobbiamo registrare ancora qualcosa, perché sì, stiamo marcando forte Boffelli, però gli altri trovano troppo spazio perché a volte gli aiuti latitano. È arrivato il primo fallo di Edoardo Persico, possesso ancora Torrenova, raccoglie il palleggio Gullo, trova lo scarico per Boffelli, deve difendere forte su di lui Mazzantini, la virata e il tiro in allontanamento del numero 8, si ferma sul primo ferro, prende la fascia destra Procaccia, arriva il blocco di Persico che poi va a prendere posizione forte, arriva la rubata di Boffelli, 12 secondi che rimangono a Piombino per chiudere l'azione di attacco, mismatch da sfruttare, questo era andato contro Gullo, Persico da servire nel pitturato, ma l'aiuto di Boffelli è stato veloce e repentino. Sì, e poi ha avuto la netta sensazione che abbia preso solo palla, infatti l'arbitro non ha fischiato, comunque il gioco si era sviluppato bene, eh. Riuscire a servire Persico vicino canestro è una prerogativa e non dobbiamo perdere mai. Quattro ruote motrici inserite da Alessandro Procacci e due punti per noi. E pareggia a sé per Piombino, dopo Eli Antonio scrive il proprio numero referto anche il play giallo blu. Ancora Boffelli, trova lo scarico per D'Andrea che non esita a prendere il tiro dalla media, lo mette il numero 9, mani morbide anche per lui, due centri che hanno nelle corde il tiro dalla media, sarà un bel duello anche questo. Lo scarico di Antonio per il taglio di Mazzantini, abbiamo sempre detto più volte che Eli Antonio può essere il secondo play in campo per Piombino, lo ha dimostrato una volta di più. Sì, è vero, abbiamo i nostri due lunghi, sono tutti e due lunghi che però pensano da piccoli e hanno un'ottima visione di gioco, sia Persico che Eli Antonio. Eli Antonio ancora più spiccatamente. Si ferma, riparte Alessandro Procacci. Quando inserisci la modalità a quattro ruote motrici ce n'è veramente per nessuno, Mau. È devastante in partenza così, Mau. Sì, quando decide di dare gas, noi diciamo sempre non lo prende nemmeno la polizia. E primo vantaggio Piombino sul 10-8. Arriva ancora l'errore in attacco per Torrenova. Lo scarico di Mazzantini. Prova a replicare ad Andrea Persico. Fallisce il tiro da due punti in lungo giallo-blu. Rimbalzo di Boffelli che consegna a Capitan Gullo il pallone da gestire per l'azione di attacco. Lo scarico per Cuocoie che prende il tiro da tre punti. L'altro numero 11 a volare il rimbalzo. Lo scarico di Saverio per Procacci. Palla in punta per Persico. L'end-off tra Sodero e Persico. Palla in punta per Eli Antonio. Perde la maniglia ma arriva il fischio a punire il tocco sulla mano del numero 18 di Gullo. Primo fallo per lui, terzo di squadra. Corre ai ripari Coaccio e Trullo. Prime rotazioni per lui. Si preparano con il numero 4 Matteo Santucci e presumo con il numero 19 Marco Cucco, i due nuovi elementi inseriti nel roster di Torrenova, Mau. Sì, Torrenova aveva cominciato molto male, 8-9 vittorie, sconfitte consecutive. Poi con l'innesto di questi due giocatori, Santucci e Cucco, e il recupero di Gullo, che era infortunato, ha trovato un'altra dimensione. Errore ancora da due punti per Eli Antonio. Prova a spingere transizione Santucci, trova lo scarico per D'Andrea, fallisce il tiro da sotto. Il rimbalzo offensivo catturato due volte da Torrenova. Arriva il fischio a punire il fallo della difesa gialloblu, due rimbalzi offensivi consecutivi. Se indica numero 8 è il secondo di Persico. Ha ragione Mau, primo fallo di Procacci. Coaccio Andreazza secondo me aveva temuto che fosse il secondo di Persico e manda in campo Alessandro Riva, autore di una buona prova anche nella trasferta siciliana della settimana scorsa. Minuti importanti per il lungo numero 2. Deve dar contributo, sostanza e acquisire fiducia il
il lungo piombinese. Intanto D'Andrea manda a Bersaglio il primo tiro libero per il meno uno di Torrenova. Sì, lo diciamo sempre Riccardo, Riva ha fisico, ha mani, ha voglia di fare, non gli manca niente per poter essere un giocatore importante di questa squadra e poi anche dare dei minuti importanti di qualità quando esce Persico, cosa che è successa domenica in Sicilia. E quindi ci aspettiamo che continui su questa diciamo farzariga. Non mi sono piaciuti i due rimbalzi che ha preso in attacco Torrenova, perché avevamo fatto due azioni di difesa buone, costringendo Torrenova a cercare canestri da lontano e a sudare molto per trovare la soluzione. E proprio Boffelli, che stavamo marcando molto bene con Mazzantini, a comprova di questo, l'allenatore l'ha dovuto togliere. Scivola bene lungo la linea di fondo Cuocoie, supera lo sbarramento posto da Riva, in reversa appoggia i due punti del nuovo vantaggio Torrenova, che resta pienamente in partita. Fallisce il tiro da tre punti Procacci, prova a sfruttare il momento Santucci con il palleggio mancino, serve ancora il proprio numero 11 nel pitturato, si muove spalla a canestro, trova lo scarico per Murabito, si va ancora da Cuocoie, arriva il fallo della difesa gialloblu. È il quarto di squadra per Piombino, che raggiunge il bonus a 3 minuti e 21 secondi alla fine del primo quarto. Primo fallo per Riva. Deve alzare il ritmo sia in difesa che in attacco Piombino per avere ragione di Torrenova senza soffrire troppo. Sì, in questo momento ci stanno mancando i canestri da 3, perché noi abbiamo medie ben diverse da quelle che abbiamo visto fino ad ora. Però non abbiamo preso dei brutti tiri, quindi insomma sono fiducioso. Arriva lo scarico di Sodero, arriva in contemporanea il fischio della coppia arbitrale a punire il contatto difensivo di Murabito, come giustamente indica il mio compagno di viaggio. Quarto fallo di squadra anche per Torrenova, bonus per entrambe le formazioni, rotazioni anche per coach Andreazza. In panchina Saverio Mazzantini, in campo l'uomo di Pomaranci con il numero 13 Camillo Bianchi. La partenza in palleggio di Antonio, due punti comodi per il numero 18, miglior realizzatore fino a questo momento l'incontro con 6 punti al pari di D'Andrea. Parte il punteggio in parità sul 12 pari, nuovo attacco di Torrenova gestito da Santucci, palla per Murabito, percorre la stessa traccia percorsa precedentemente da Cuocoie, ancora un rimbalzo offensivo per Torrenova trasformato in punti da Leo, entrato Santucci, nuovo vantaggio per i siciliani sul 14-12. Capita Iardella sul cubo dei cambi, palla in angolo per Procacci, lo scarico per Riva, deve prendere il tiro da tre punti, lo fallisce, prova a volare a rimbalzo Sodero, ma più forte di lui a rimbalzo Santucci. Lo scarico di Cuocoie per Cucco, il palleggio a destra del numero 19, lo scarico per Santucci, tiro da tre punti a bersaglio per il numero 4. Con merito Torrenova costruisce il massimo vantaggio, più 5 Mau a 120 secondi alla fine di un primo quarto che Piombino forse non ha approcciato nel modo giusto. Ma più che Piombino l'hanno approcciato nel modo giusto siciliani, soprattutto questo vantaggio è tutto merito di Santucci. Canestro, buon canestro di Sodero, e ci voleva come il pane, perché erano tre azioni e non riuscivamo a segnare. Cioè tutto il vantaggio l'ha fatto tutto Santucci, con rimbalzo d'attacco, il tiro a tre. Vantaggio ridotto a tre punti con il canestro in prestazione di Sodero. L'errore da casa sua di Cucco. Attacco Piombino a 90 secondi alla fine del primo quarto. Lo scarico di Bianchi per Sodero. Può prendere il tiro da tre punti. Lo manda a bersaglio il numero 21 per impattare a 17 il punteggio. Parziale aperto di 5-0 per Piombino, che ha replicato immediatamente all'allungo di Torrenova, che però non demorde. L'errore da sotto di Murabito, il rimbalzo difensivo di Eli Antonio, corre forte poi in transizione offensiva, parte a destra Procacci che si ferma, lo scarico per Camillo, trova la ricezione di Eli Antonio che appoggia il tabellone dei punti. Ma è l'impressione mia o doppio palleggio? Ma lui aveva preso la palla, non l'ho visto bene perché c'avevo gente davanti, però il movimento è venuto fuori con naturalezza, francamente non saprei dire.
Comunque parziale aperto di 7-0 e Piombino che torna avanti di 2. Arriva il secondo fallo di Riva che non tiene la penetrazione lunga del fondo di Raffaele Obin Cuocoie. È arrivato il momento dell'ingresso in campo del capitano per dare qualche minuto di riposo ad Alessandro Procacci. In panchina Murabito per riconcedere il parquet a Santiago Boffelli. Cuocoie in lunetta per due tiri liberi a propria disposizione, attore fino a questo momento di due punti. Fallisce il primo tentativo, punteggio che rimane fermo sul 19-17. Manda a Berzello il secondo per il meno uno di Torrenova, 1-9-1-8, 30 secondi alla fine del primo quarto. Con il primo pallone gestito da Iardella, lo scarico per Sodero. Prende posizione lì Antonio contro Cuocoie, lo scarico e ribaltamento per Iardella. A fronteggiarlo Cucco. Prende la via del pitturato di Torrenova il capitano, lo scarico per Riva. Non trasforma in punti l'assist del capitano. Ultimo tiro del quarto nelle mani di Torrenova. Lo fallisce in Cuocoie, rimbalzo offensivo ancora, ma non c'è tempo per un'ulteriore conclusione. Primo quarto che si chiude con Piombino avanti 19-18. Un primo quarto di lettura difficile per Piombino, che non riesce ad allungare su Torrenova, che anzi aveva raggiunto il massimo vantaggio sul più 5. Controparziale di Piombino per il 7-0 che ha riportato avanti i gialloblu. E il tiro libero di Cuocoie a chiudere il primo quarto. Una partita gradevole, ritmi non sostenutissimi, ma impegno sicuramente probante per i gialloblu di Coach Andreazzi. Sì, i ragazzi di Torrenova sono scesi in campo la faccia giusta, la voglia di giocarsi questa partita come giustamente deve essere. Noi anche per quanto riguarda la difesa, perché insomma 18 punti non sono un granché, però in attacco abbiamo perso il nostro attacco fluido che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite casalinghe e anche nelle ultime partite in trasferta, per cui abbiamo preso buoni tiri ma non abbiamo tenuto la media che solitamente riusciamo a tenere, soprattutto su questo campo. Però ecco, il fatto di aver preso buoni tiri non è che mi fa preoccupare più di tanto, ecco. Importante è non far fare canestri facili a loro. E loro hanno fatto canestro, ma se li sono dovuti sudare fuori in un paio d'occasioni sul rimbalzo d'attacco. Rimbalzo d'attacco e noi però non abbiamo preso per niente, uno solo ne abbiamo preso. E quindi bisogna avere, in questo momento ci manca un po' più presenza sotto le plance avversarie. Direi che il dato significativo, a fronte di una buonissima percentuale da due, tira con l'80% Piombino, perché 8 su 10 è il 20% nel tiro da tre punti. 1 su 5 per il giallo-blu di Andreazza, che in questo momento limita sostanzialmente il fatturato dell'attacco giallo-blu. Il quintetto che coach Trevigiano propone per iniziare il secondo quarto è lo stesso che ha chiuso il primo, per cui 10 minuti in campo per Sudero e Antonio nel primo quarto, che restano anche all'inizio del secondo. In campo con loro capitano Iardella, Camillo Bianchi e Alessandro Riva. La regola del possesso alternato premierà Torrenova, che gestirà il primo attacco del quarto. Si avvicina per la rimessa a cavallo della linea metà campo con il numero 4 Matteo Santucci. Santucci, Cucco, Cuocoie, Boffelli e D'Andrea, il quintetto schierato da coach Trullo. Primo attacco del secondo quarto, si va in poste basso da Cuocoie. La palla è ferma nell'attacco di Torrenova, palla in angolo per Boffelli che parte a sinistra, si ferma a centro area, fallisce il tiro, il rimbalzo di Antonio, rinuncia la transizione, Alessio trova il gioco manovrato basket golfo, palla ferma nelle mani di Sodero che dal palleggio prende il tiro da tre punti. È di una delicatezza assoluta il movimento di Giacomo Sedero al tiro, uno spettacolo da guardare. Se poi ci somma il risultato e fa canestro, ancora meglio. Mau,
Sì, hai detto la parola giusta, delicatezza. C'è una meccanica di tiro che sembra disegnata da un artista e da far vedere a tanti ragazzi che si affacciano a questo sport. E fortunatamente il nostro palazzetto è un palazzetto pieno di ragazzi, pieno di bambini, e vedere un giocatore come Sodero senz'altro li farà innamorare ancora di più del basket. Avevamo chiesto qualcosa di meglio nella percentuale da tre punti, i ragazzi ci hanno ascoltato subito, in particolare Sodero che tira con 2 su 3, la rubata di Capitan Iardella che fallisce il contropiede tra gli odi meraviglia del pubblico giallo-blu. Da lontanissimo ancora Cucco, errore da tre punti per il numero 19, il rimbalzo di Camillo Bianchi, lo scarico per Capitan Iardella, palleggio di Sodero, va a sinistra il numero 21. È delicato ma anche cattivo quando parte in palleggio, tiene il contatto, si appoggia al tabellone, gran canestro ancora di Guglielmo. Sì, anche per il più 6 massimo vantaggio. Anche questo era un canestro difficilissimo, è riuscito anche perché al di là delle doti fisiche ha mani educatissime, perché ha preso la botta ma nonostante tutto è riuscito a trovare il canestro in maniera abbastanza fluida, ecco. Peccato questo fallo in difesa, però abbiamo fatto Torrenova l'abbiamo costretta a lottare molto per trovare un tiro. Il primo fallo del capitano gialloblu, non particolarmente soddisfatto probabilmente Coach Trullo dell'approccio di Cucco a questa partita, lo richiama in panchina per dar spazio nuovamente al proprio capitano Tindaro Gullo, mentre D'Andrea il lungo numero 9 per Torrenova va in lunetta, fallisce il primo libero dopo i 2 bersagli consecutivi colti nel primo viaggio dalla linea del tiro libero, manda a bersaglio il secondo per il meno 5, lo richiama in panchina Coach Trullo, rimessa al fondo nelle mani di Camillo Bianchi, il palleggio di Alessio Iardella fronteggiato dall'altro capitano, contatto tra i due, si trova la ricezione di Riva, lo scarico per Eli Antonio, palla alle mani di Bianchi, in punta Sodero, prende il tiro da tre punti, ancora Mau, è caldissimo, una sentenza, è delicato ma particolarmente fruttuoso il lavoro di Guglielmo. E più 8 nuovamente. Sì, infatti i ragazzi sanno che Guglielmo è il giocatore di striscia e lo cercano in questo frangente. E guardavo la difesa su Boffelli, ora non c'è Mazzancini ma c'è Bianchi, anche lui è un cliente ostico per gli attaccanti. 2 rimbalzi offensivi, lo scarico fuori, il canestro a 3 punti di Santucci che fa arrabbiare Coach Andreazza, che chiede time out sul 27-22 per Piombino. Lasciamo in sottofondo i decibel di DJ Evo e il suono del palatenda di Piombino. Con le bombe di Sodero si è sistemata la percentuale di basket e golf in tiro da 3 punti, 3 su 7 adesso è tanta roba. Guglielmo ha già raggiunto quota 13, ha costruito il primo strappo per Piombino, la bomba di Santucci ha un po' frenato l'inerzia per i gialloblu piombinesi. Time out giustamente richiesto da Coach Andreazza che vuole ricostruire un vantaggio più sostanzioso prima di chiudere il secondo quarto. Sì, per avere un po' il vantaggio più sostanzioso bisogna stringere un po' le maglie in difesa sugli rimbalzi, ne abbiamo concessi troppi. E in attacco
con, come giustamente ha detto te, con Sodero abbiamo rimesso un po' a posto il tiro da tre, però mi aspetto anche Mazzantini che è rientrato in campo, Biardella e anche Bianchi che in questa caratteristica sono particolarmente, diciamo, bravi, e quindi mi aspetto anche da loro qualcosa di buono. Hanno abbassato due quintetti coach, Eli Antonio ad agire in posizione da 5, non regge la partenza in palleggio di Nkokoe che Di Mancino appoggia dei punti del meno 3, parziale aperto di 5-0 per Torrenova. La difesa forte degli uomini di coach Trullo, lo scarico di Bianchi per Capitan Iardella, il palleggio resta il tiro del numero 4, si lotta al rimbalzo. Fischio onesto, secondo me la rimbalza ha spostato Mazzantini. Sì, sì, anche secondo me dall'alto l'abbiamo visto bene perché era proprio sotto la nostra postazione. Fallo abbastanza evidente. Santucci si arrabbia, però francamente mi sembrava un fallo abbastanza evidente. 14 secondi per l'attacco gialloblu gestito da Eli Antonio, lo scarico per Capitan Iardella, la ricezione di Sodero in allontanamento, il tiro da tre punti, si ferma sul primo ferro, gioca nuovamente la carta del lungo di ruolo coach Andreazza, probabilmente darà minuti di riposo a Eli Antonio che ancora non è uscito dal campo. Nel traffico ancora Boffelli a conservare il possesso per Torrenova, extra possesso per gli uomini di coach Trullo gestito da Capitan Gullo, lo scarico per Nkokoe, morbida conclusione numero 11. Torrenova zitta zitta torna lì. Sì, non riusciamo a trovare le giuste misure per tenere Nkokoe, che effettivamente fisicamente è un'ira di Dio, però un po' in diciamo non ha lo stesso talento anche diciamo tecnicamente, però non riusciamo a trovare le contromisure perché fisicamente riesce ad avere la meglio su tutti quelli che gli si sono avvicendati in difesa. Gran canestro adesso di Camillo Bianchi per il nuovo più 3, la difesa oltre il limite di Sodero. 5 minuti e 11 secondi all'intervallo lungo, doppio cambio per Andreazza in panchina come avevamo preannunciato lì Antonio, minuti di riposo anche per Sodero, tornano in campo Procacci e Persico. Eli Antonio 8, Sodero 13, le principali bocche da fuoco di Piombino che non avevano lasciato fino a questo momento il campo, giustamente richiamate in panchina coach Andreazza per minuti di riposo. Sì, 15 minuti consecutivi hanno giocato, anche se sono stati diciamo parecchio efficaci al tiro, ora un po' di riposo ci vuole, anche perché chi entra non è da meno, secondo me. La bomba dall'angolo in transizione fallita da Camillo Bianchi, il palleggio di Santucci lo raccoglie, prova a trovare Drigo che in tappino non riesce a concretizzare i due punti, corri e tira Mau a chi qui protest direbbero i latini. Non mi piace tanto, anche se noi abbiamo caratteristiche che ben si sposano sulla transizione, però sulla transizione un po' organizzata un po' meglio. Ora giochiamo questa palla, vediamo di riuscire a portare la palla sotto canestro, perché ora con Persico e il colore De Loro dovrebbe aver vita difficile, perché Persico gli rende parecchi centimetri. Azione confusa, ho già visto due situazioni particolari. Nkokoe è scivolato nel pitturato di attacco per Torrenova, dall'altra parte Persico, non vorrei che ci fosse un po' di sana condensa che mette a repentaglio l'equilibrio dei giocatori. Ma speriamo di no, perché sarebbe, sciuperebbe un po' la partita, oltretutto i ragazzi rischierebbero di farsi male, sia i nostri che i loro. Speriamo che sia solo frutto di un momento. 5 secondi solamente per Piombino per chiudere l'azione di attacco, la rimessa dal fondo nelle mani di Capitan Iardella. ...10 su 16 da 2, 3 su 9 da 3 per il complessivo 52% dal campo, è sicuramente una percentuale ragguardevole per Piombino. Tira con il 32,1% Torrenova, 7 su 20 da 2, 2 su 8 da 3,
conquista 18 rimbalzi contro i 15 di Piombino, che prova adesso a chiudere l'azione di attacco. Lo deve fare in tempo utile. Lo step back di Camillo, il tiro da tre punti fallito, vola il rimbalzo Saverio Mazzantini, caviglie d'acciaio per lui, lo scarico per Iardella, bomba del capitano, azione importante Mau, 5 secondi soli per gestirla, ma presenza rimbalzo d'attacco e bomba conseguente per il più 5, segnali importanti come ora arriva un fischio a premiare la difesa gialloblu, fallo in attacco per Torrenova. 3 minuti e 46 importanti prima dell'intervallo lungo. Non è soddisfatto coach Trullo, che vede segnali non particolarmente incoraggianti in queste ultime azioni per la propria squadra e chiede time out. Sì, oltretutto il primo fallo di Nkoye, quindi che è entrato anche lui finalmente in questa statistica. E buona occasione per Piombino per allungare un po' dopo un attacco che ha detto te, un buon attacco, perché era stata una palla mal diciamo ricevuta da Perzio, ci è venuta fuori una contesa, fortunatamente la freccia era dalla parte nostra e poi è venuto fuori il massimo, perché rimbalzo d'attacco e canestro da tre. Queste sono azioni che danno fiducia, danno morale, e poi fallo in attacco di loro, quindi occasione ora in questo momento di allungare un pochino questa diciamo il distacco, riuscire a finire il tempo sopra 10 sarebbe secondo me un ottimo viatico per gli altri tempi. Comunque il marchio di fabbrica, 8 punti concessi in 6 minuti e 14 secondi, se questa è la tendenza della difesa gialloblu, chiaramente Torrenova deve aumentare il ritmo, aumentare le percentuali per provare a stare in scia. Sai, Torrenova aveva iniziato molto bene, gli manca un po' Boffelli, perché con la difesa prima di Mazzantini e di Bianchi ora ha fatto solo 2 punti, mi sembra, sicché insomma si vede chiaramente che era stata preparata, hanno trovato più spazio gli altri, fra cui Santucci, che veramente ha avuto un impatto tremendo sul parquet quando è entrato. Lo scarico di Persico in angolo per Procacci, 2 punti per Alessandro, calpestava la linea dei 3 punti. Boffelli 0 su 4 da 2, 0 su 2 da 3, 2 su 3 dalla linea del tiro libero, la principale bocca da fuoco. Ora la recuperata di Camillo, che vola in contropiede. Avevamo detto che in uscita dal timeout sarebbe stato importante piazzare un parzialino, volevi più 10 ma 3-6-2-6, o sei avanti, c'è la sfera di cristallo, o sa leggere le situazioni. No, non ho la sfera di cristallo e non sono così bravo a far previsioni, non mi aspettavo questa palla recuperata di Camillo, invece ha recuperato un'ottima palla come prima Iardella e l'ha convertita in 2 punti, e quindi oltre al canestro di Procacci c'è stata anche la palla recuperata, ecco come sono venuti fuori i 4 punti che mi aspettavo. Speriamo di tenere in doppia cifra questo vantaggio, perché ci si presenta la seconda metà della partita con 10 punti, non sono male. In campo Molteni per Capitan Iardella, lo scarico di Gulo per Boffelli, continua a litigare con il canestro gialloblu il numero 8 di Torrenova, 7° errore dal campo per lui, il fallo di Drigo su Camillo Bianchi è il 3° fallo di squadra per Torrenova. Piombino ha già raggiunto il bonus di 4. Drigo in panchina, torna in campo il centro titolare D'Andrea, autore fino a questo momento di 7 punti. Rimessa laterale nelle mani di Tommaso Molteni, lo scarico facile per Camillo Bianchi, palla ancora nelle mani del play numero 9, attende il blocco di Persico che poi rolla forte al centro del pitturato, la partenza di Procacci, non riesce a mantenere il controllo del cuoio, scivola oltre la linea di fondo, rimessa laterale Torrenova. Parte forte, difficile da contenere questa volta, la difesa ha allungato le mani quel tanto che bastava per non fargli conservare il possesso. Forse un tocco oltre illecito forse sarebbe stato giusto rilevarlo. Sì, secondo me sì, visto anche il metro che gli arbitri hanno avuto fino ad ora. E quindi lì la difesa mi è parsa particolarmente ruvida, però come diciamo Riccardo, gli arbitri sono più vicini di noi. E hanno quasi sempre ragione.
errore al tiro da tre punti di Santucci, lo scarico di Molteni per Bianchi, attacca il pitturato Camillo, alza il lob per Persico che fallisce la conclusione da sotto del potenziale più 12. Siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco del secondo quarto, Piombino avanti di 10 sul 36-26, la ricezione di D'Andrea, mismatch favorevole contro Camillo Bianchi che commette fallo sul numero 9, lo manda in lunetta per due liberi. 1 minuto e 42 secondi, si accomoda in panchina Bianchi. Time out ancora in campo e... musica di DJ Evo a far trascorrere questi 60 secondi al Palatenda di Piombino. Da giocare dopo l'uscita dal timeout, Piombino avanti di 10 grazie al parziale di 17-8 nel secondo quarto, dopo che il primo si era chiuso con il giallo-blu di casa in vantaggio di 1 sul 19-18. Il gioco riprenderà con i due liberi a vantaggio di D'Andrea. Molteni, Procacci, Mazzantini, di Antonio e Persico. Il quintetto di coach Andreazza. Manda a bersaglio il primo libero da Andrea che raggiunge quota 8. Si affianca a Santucci come miglior realizzatore per Torrenova. Riporta ad una sola cifra lo svantaggio dei propri colori. Anche il secondo, dopo essere carambolato sul ferro giallo-blu, va a avere raccolto la retina. 2 su 2 per D'Andrea e meno 8 per Torrenova. Ma un'occhiata agli altri risultati, agli altri campi. Palermo-Omegna. Palermo in vantaggio su Omegna di 3 punti, 36-33. E Cecina in vantaggio di un punto su San Miniato. E sì, 17esimo minuto a Palermo, 13esimo minuto a Cecina. Antisportivo di Persico mentre noi guardavamo i risultati del girone. Secondo fallo per il lungo giallo-blu, abbiamo colpevolmente trascurato la dinamica, ma ancora in lunetta D'Andrea con due liberi a disposizione. Cortissimo il primo, 1 minuto e 29 secondi all'intervallo lungo. Fallisce anche il secondo, non paga troppo pegno Piombino per il fallo antisportivo di Edoardo, c'è solo il possesso di rimessa laterale, ha fallito due tiri liberi D'Andrea. Vediamo l'attacco gestito da Gullo, esce a ricevere Boffelli, la partenza in palleggio fallosa secondo il direttore di gara, passi per lui, palla persa, ma poteva essere un'azione potenzialmente da 4 punti o 5 per Torrenova, 0 punti a referto e possesso giallo-blu. Ora il canestro di Piombino secondo me è mandatorio. Sicuramente Riccardo, come hai detto te. Glissiamo sulla valutazione del fallo antisportivo che di cui ne abbiamo già parlato abbondantemente. Vedo però che l'allenatore di Torrenova discute animatamente con l'arbitro, non so quale sia il problema. Però non abbiamo pagato dazio con un fallo antisportivo e questo è importante. Vediamo l'attacco giallo-blu gestito da Mazzantini, il palleggio del numero 11, rischia la persa, si concretizza la recuperata di Torrenova, non ha sfruttato le due occasioni precedenti, sfrutta questa, ancora time out di un arrabbiatissimo coach Andreazza. Torrenova che torna sul meno 6,
chiede spiegazione ai propri uomini. Il quarto va chiuso in un altro modo, Maurizio. Sì, purtroppo come questa palla l'abbiamo persa un po' sanguinosa, perché potevamo tornare in doppia cifra, invece loro hanno ridotto ancora, sono a 6 punti. Come dicevo prima chiudere a 10 sarebbe un buon viatico, perché questa Torrenova sta vendendo cara la pelle più di quanto ci si aspettasse, e quindi merito a questi ragazzi sicuramente. E forse Andreazza non riesce a trasmettere ai nostri ragazzi le giuste dritte per avere ragione di questa squadra in maniera un po' più facile. E vediamo ora questo minuto e 6 come viene giocato, dovremmo fare 2 azioni, vediamo cosa viene fuori. C'è cambio, torna in campo Sodero Mazzantini, Procacci, Percicli, Antonio. Si ricompone lo starting five di Coach Andreazza, è uscito Molteni. Punta sui suoi pretoriani Coach Andreazza per gli ultimi 66 secondi del secondo quarto. Sì, speriamo che Persico non faccia il terzo fallo e vediamo se riusciamo, e non ci siamo ancora riusciti, a avvicinare la palla a canestro. La ricezione spalla a canestro di Antonio, si muove contro un Cocoie, perde la maniglia, palla recuperata ancora a Torrenova. Coach Andreazza seduto in panchina a guidare la squadra, Lorenzo Formica. Secondo me le urla nell'intervallo si sentiranno anche da quassù nello spogliatoio giallo-blu. Penso anch'io, Riccardo. Vediamo come finiamo il punto. La prima azione l'abbiamo sciupata, l'ha sciupata però anche Torrenova. Vediamo in quest'altra, e dovrebbe arrivare fino alla fine del tempo. C'è un secondo di differenza. Il palleggio di Procacci, pronto a portare il blocco Persico. Cerca di passare, di stare con lui Gulo, lo scarico. La palla arriva nelle mani di Edoardo Persico. Allo scadere, 2 punti del centro giallo-blu. C'è fallo, a tempo scaduto, il libero supplementare per Edoardo. Se volevamo una conclusione positiva per Piombino, aspettiamo l'esito del tiro libero di Edoardo. Ma secondo me sarebbe il modo migliore per chiudere il secondo quarto ed avvicinarsi all'intervallo lungo. Sì, oltretutto non è che l'avevamo giocata benissimo, l'avevamo giocata particolarmente male. Fortunatamente Procacci da ultimo ha trovato questa soluzione e Edoardo è stato bravo a prendere fallo e a far canestro, quindi meglio di così non lo potevamo finire, però non è che l'avevamo imbastita tanto bene. Bravo Edoardo, che concretizza il gioco da 3 punti, 9 punti di vantaggio, ne volevo 10, ma insomma dai, ci accontentiamo. Sì. Secondo quarto che si chiude con Piombino avanti sul 39-30, tra 15 minuti circa riprenderemo la linea per commentare il terzo quarto dell'incontro tra Solbat Basket Golfo Piombino e Cestistica Levante Torrenova. Secondi e sarà nuovamente basket dal palatenda di Piombino. Esaurito l'intervallo lungo del match tra Basket Golfo e Cestistica Levante Torrenova. Primi 2 quarti che si sono chiusi con il libero supplementare di Persico, che ha sancito il più 9 per Piombino. 39-30 in chiusura di secondo quarto, grazie ai quarti da 19-18 e 20-12 per gli uomini di Coach Andreazza. Ma una partita che presenta e continua a presentare insidie per Basket Golfo, che però nell'ultima azione probabilmente ha piazzato un allungo che anche dal punto di vista dell'impatto psicologico può essere importante per ripartire nel terzo quarto.
Sì, un'azione fatta proprio di volontà, di forza, di voler fare canestro in tutte le maniere. Ora sarebbe il momento di allungare un pochino, perché allungando un pochino ora, giustamente come dicevi te, davi una discreta spallata al morale della squadra avversaria, che ci sta creando più, diciamo, problemi di quello che ci si aspettava. E perché, come abbiamo visto fin dall'inizio, i siciliani sono scesi su questo campo con il piglio giusto, con la faccia giusta. Avevamo preparato la difesa su Boffelli e è riuscita molto bene, però gli altri, soprattutto Santucci e Incoie, hanno fatto vedere di che panni vestono e infatti ci hanno messo in difficoltà in più di un'occasione. Questi 9 punti di vantaggio sono un buon viatico per il proseguo della partita. Bisognerebbe riuscire a mettere in cascina un altro po' di fieno e portarlo fino in fondo. Prova a farlo Calcio Andreazza con il quintetto ancora proposto: Procacci, Sodero, Mazzantini, Antonio e Persico. Per coach Trullo, capitan Gullo in campo con il lungo numero 9 d'Andrea. Cuocoi, arriva subito la persa per Torrenova, Santucci e Trigo se non sbaglio, e per Murabito per il coach siciliano. La partenza forte di Procacci, va a sinistra, appoggia Di Mancino, i 2 punti del più 11. Torrenova chiamata a rispondere subito all'allungo giallo-blu. Sì, una bella difesa subito nella prima azione abbiamo fatto, abbiamo recuperato palla. Procacci con la solita entrata con la mano mancina, buona anche questa palla recuperata. Buona questa palla recuperata di Mazzantini che va fino in fondo e prende il fallo. Due azioni che mi sono piaciute tanto in difesa, speriamo che Mazzantini converta in 2 punti proprio per quello che dicevo prima, cioè allungare ancora di 5-6 punti sarebbe una bella spallata al morale di Torrenova. Mazzantini pronto in lunetta per 2 liberi a propria disposizione. Realizza il primo Saverio per il più 12, 4-2-3-0, trascorsi i primi 54 secondi del terzo quarto. Parziale di 4-0 per Piombino per aprire la terza frazione, deve rispondere immediatamente Torrenova, prova a farlo con il proprio capitano Gullo. In panchina bomber Boffelli per ora per coach Trullo, Boffelli tenuto a 2 soli punti. Cuocoi a sfidare Leantonio, lo battezza il nostro numero 18, errore frontale per lui, rimbalzo difensivo Piombino e nuova opportunità in attacco. Lo scarico di Sodero, mette la bomba Eliantonio, 7-0 per aprire il quarto per Piombino. Coach Trullo arrabbiatissimo, 16 punti di vantaggio, meglio di così non poteva iniziare il terzo quarto. Sì, era quello che avevo chiesto a questi ragazzi, proprio un inizio in questa maniera qui che subito ha fatto imbestialire il coach siciliano, che ha chiesto subito minuto. È questa la faccia con cui ci dobbiamo presentare in campo. Se noi stringiamo così in difesa, poi l'attacco viene da sé. Non lo facciamo mai, dobbiamo ringraziare Franco Nannini per le riprese. Matteo Marabotti che oggi ci ha assistito dal punto di vista tecnico, perché il nostro grande tecnico del video, Carlo Gherardini, ha letto con la febbre. Anche le rocce ogni tanto hanno qualche cedimento, lo salutiamo volentieri. Sì, lo saluto molto volentieri. E hai ragione Riccardo, purtroppo ce lo dimentichiamo troppo spesso, che i nostri diciamo, dico assistenti, ma non sono assistenti, perché senza di loro non potremmo nemmeno noi fare questa cosa che ci piace tanto. E li diamo un po' per scontati, cioè ci sono sempre, sono bravissimi, e ci dimentichiamo di quanto sono importanti. Invece è importante nell'economia del gioco di Torrenova anche Santucci, che in uscita dal time out mette la bomba del meno 13. Se può essere soddisfatto coach Trullo dell'approccio in uscita dei suoi,
forse non può esserlo coach Andreazza per l'approccio difensivo. Attacca forte il pitturato persico, nuovo gioco potenziale da tre punti. Quando si muove spalla a canestro, non arriva al raddoppio, Edoardo può essere devastante lì nel mezzo. No, Edoardo è devastante quando riceve la palla vicino canestro. Noi abbiamo due lunghi che sono Edoardo e Liantonio, che sono bravissimi, hanno movimenti, hanno mano, hanno visione di gioco. E purtroppo non sempre sfruttiamo le loro caratteristiche, perché ci piace attaccare anche lontano da canestro. Ma se noi attaccassimo di più vicino al canestro, probabilmente saremo ancora più devastanti di quello che siamo. Comunque nuovo più 16, non si chiude il gioco a due tra Santucci e Cuocoi, che poteva approfittare di una scivolata del difendente gialloblu. Palla persa per Torrenova, la settima del match per gli uomini di Coach Trullo. Prova a mantenere alto il tenore dell'approccio dei propri uomini coach Andreazza. L'elegante è l'uscita dai blocchi di Sodero, che però fallisce il tiro da tre punti. Capitan Gullo a gestire l'attacco, prova a seminare la difesa fastidiosa di Alessandro Procacci. Forza il blocco Sodero. In allontanamento il tiro da tre punti di Murabito, il rimbalzo offensivo di D'Andrea, che trasforma in due punti il pallone raccolto. Raggiunge ad 11 Santucci come miglior marcatore per Torrenova, settimo rimbalzo in attacco per i siciliani. Ma un dato questo che ci deve far riflettere: spesso capita che gli avversari piombino riescono a raccogliere molti rimbalzi in attacco. Sì, è vero, lo diciamo dall'inizio del campionato, era una caratteristica anche dell'altro anno, se ti ricordi, che prendono più rimbalzi del dovuto nella nostra difesa. E purtroppo questa è un fondamentale dove Andreazza ci dovrà lavorare molto, secondo me. 3 secondi allo scadere, il tiro all'allontanamento di Sodero, ma una pennellata per mandare a bersaglio due punti. Sì, veramente un tiro di alto coefficiente di difficoltà, che Sodero, come tutti i canestri che fa, li fa diventare facili. Sembrano facili, ma non sono. 15 a lui, per lui a referto, l'attacco di Torrenova. Santucci parte a sinistra, palleggia resta e tiro che si ferma sul primo ferro, il tocco di Mazzantini a favorire il rimbalzo definitivo di Sodero, lo scarico per Procacci. 6 minuti e 10 allo scadere del terzo quarto. Boffelli e Cucco pronti per Coach Trullo ad entrare in campo. Arriva il fallo della difesa di Torrenova. 3 falli per gli uomini di Coach Trullo. Quarto di squadra, anzi, per Torrenova, che raggiunge il bonus. Santucci e Gullo in panchina. 14 secondi per l'attacco gialloblu, gestito in partenza da Procacci. La ricezione della rimessa di Sodero. Arriva il blocco a sinistra di Persico, parte a destra invece Procacci, cerca lo scarico per il proprio centro, l'ultimo tocco è di Persico. Non si concretizza, ma un'azione da cercare, Mau. Sì, sì, l'entrata di Procacci, due lunghi sono andati su di lui e si era liberato Persico. Purtroppo non si è concretizzato il passaggio, ma l'azione era un'azione da fare, secondo me. E Santucci in panchina è una buona notizia per noi, visto come ha giocato fino ad ora. Lo scarico di Boffelli, il fallo in attacco di Nkwokoye, ma io qualche dubbio ce l'ho. Sì, anche secondo me Nkwokoye ha esagerato un po' col fisico. Però la posizione di Eliantonio non mi sembrava corretta per poter ricevere uno sfondamento. L'arbitro ha penalizzato la scelta di forza del colored siciliano, fortunatamente per noi, ma insomma non è che questo fallo fosse così solare. Io avrei optato per canestro buono, un tiro, in tutta sincerità, Mau. L'errore al tiro di Murabito, transizione spinta da Procacci. Accelera forte lo scarico di Eliantonio per il tiro da tre punti, mandato a bersaglio da Saverio Mazzantini. Sta assumendo dimensioni importanti il divario tra le due squadre.
metà del terzo quarto più 19 Piombino. Sì, anche secondo me alla vigilia della partita 20 punti era lo scarto giusto fra queste squadre, visto il campionato che hanno fatto fino ad ora, però da come si sono presentati i siciliani lo vedevo abbastanza difficile. Ora invece lo vedo abbastanza nelle corde di questa partita, anche perché noi abbiamo il bonus da 6 minuti alla fine e non abbiamo commesso nemmeno un fallo in questo quarto, sicché insomma questo dato è già significativo. Diciamo che tutti gli indicatori del match danno Piombino ormai abbastanza sulla strada del risultato finale. Diamo un'occhiata anche ai risultati agli altri campi, mentre Persico fallisce il primo libero della coppia a lui assegnata, fallo di D'Andrea secondo me a rimbalzo, manda a bersaglio il secondo Edoardo per il più 20 Piombino, 5-5-3-5. Attacco di Torrenova gestito da Cucco, la ricezione di Boffelli, difende forte su di lui Mazzantini, oltre il limite, due tiri liberi per Boffelli che fino a questo momento è andato a bersaglio solo dalla lunetta. 0 su 4 da 2, 0 su 4 da 3, 2 su 3 dalla linea del tiro libero per il numero 8 di Torrenova. Dato significativo Mau anche, che dipinge ancora meglio la differenza tra le due squadre. Se guardiamo la somma delle valutazioni, 66-30 per Piombino. Sì, perché alzando l'intensità difensiva, sono aumentate anche le conclusioni in attacco e si sta vengano fuori i veri valori. Ora Torrenova ha messo una zona 3-2, vediamo i nostri ragazzi come l'attaccano. L'attaccano con il tiro di Mazzantini dal centro area. Ma a me Persico quando lotta e fa il prepotente lì sotto piace parecchio. Anche a me, lo vorremmo vedere ancora più dominante di quello che è di solito, ma insomma ci va bene anche così, però quando lo vediamo così che si butta su ogni pallone ci piace, come del resto tutti gli altri anche. Santucci, rimbalzo di Procacci, hai dato un'occhiata ai risultati ma Procacci va fino in fondo, arriva il fallo della difesa di Torrenova, due liberi per il play giallo blu. Non ci sono ottime notizie da Palermo, mi dispiace per i sostenitori e i giocatori di Palermo che sta vincendo di 11 su Omegna, e quindi Palermo conferma ancora lo splendido campionato che sta facendo che nessuno si sarebbe aspettato all'inizio del campionato, e invece si stanno meritando in pieno la posizione che hanno. Mentre Cecina non ci sono ancora dati nel secondo tempo, è sempre avanti di un punto su San Miniato. Applausi per Mazzantini e Procacci. Bianchi Iardella in campo. Lo zoccolo duro potremmo definirlo del roster giallo-blu. Gli uomini che da 7 anni vestono con onore questa casacca in campo contemporaneamente. 5-9-3-7 per Piombino più 22. Cuocoi a gestire il possesso, il consegnato per Santucci, prova a forzare il blocco Iardella, arriva il terzo fallo del capitano, secondo di squadra per gli uomini in giallo-blu. 14 secondi a disposizione per Torrenova per chiudere l'azione di attacco, 3 minuti e 23 secondi allo scadere di un terzo quarto da 20-7 per Piombino. Boffelli a percorrere il pitturato, lo scarico per D'Andrea insieme a Santucci, il migliore dei suoi, 13 punti per il lungo numero 9 che fa una gran bella figura qui sul parquet piombinese. Ancora la difesa a zona di Torrenova, lo scarico di Sodero per Bianchi, 8 secondi alla fine dell'azione di attacco, in allontanamento Sodero deve prendere il tiro allo scadere, trova lo scarico per Riva, prova il tiro da 3 punti allo scadere, lo fallisce, sono scaduti 24 secondi, è arrivato oltre il limite il tiro del lungo numero 2. Palla persa Piombino e rimessa dal fondo per Torrenova.
possesso gestito da Cucco, che fino a questo momento non è stato un fattore nel match. Lo scarico per Cuocoie, che trova lo scarico per D'Andrea, che si muove spalla canestro. Catch and shoot di Bonfelli, che stasera decisamente avrebbe bisogno di una vasca da bagno per trovare il canestro. Sodero a trovare lo scarico per Iardella, extra pass, bomba dall'angolo dell'uomo di Pomarance. Questa non ignorante, non è delicato come il tiro di Sodero, ma ci piace lo stesso tantissimo quando Camillo arma la mano e manda al bersaglio la bomba. Sì, è vero Riccardo, ci piace tanto. Non a caso per lui abbiamo coniato le bombe ignoranti. Buona la difesa di Riva, che regge fisicamente su Nkoye e che gli fa fare il quarto fallo, se non erro. Il quarto fallo è una ottima notizia per Piombino, non solo, ma c'è anche il tecnico, quindi sarà quarto e quinto, presumo. Sì, infatti è quinto fallo. Peccato di ingenuità del giocatore siciliano che prende anche tecnico e quindi esce, si autoesclude dalla partita. Buona notizia per noi, però insomma non credo l'allenatore siciliano sia contento di questa del comportamento del suo giocatore, che peraltro aveva disputato una signora partita. Fallisce il libero susseguente al tecnico Alessandro Riva. Rimessa al fondo per Piombino. Mau, se dobbiamo leggere anche il fatto che Riva viene designato come il tiratore per convertire un tecnico, è segno evidente che coach Andreazza vuol farlo sentire sempre di più parte del progetto. Sì, infatti stavo pensando, hanno scelto Riva per tirare tiro libero nonostante ci siano degli ottimi tiratori in campo, e quello mi fa piacere perché vuol dire che Andreazza ci crede in questo ragazzo. Mi permetto di applaudire D'Andrea, gran bella partita del numero 9, 15 punti per lui con un dignitosissimo 5 su 8 al tiro. L'errore di Camillo da 3 punti, questa era particolarmente ignorante di Bombo. Ma... Sì, questa era troppo ignorante, è andata oltre il canestro. Sono le maledizioni di quelli di Larderello. E arriva anche il primo canestro dal campo di Bonfelli. Time out per coach Andreazza, 59 secondi e 8 decimi dal termine del terzo quarto. Il nuovo impianto audio del Palatenda ha il suo perché sulla musica e sulle note a noi fornite da DJ Evo. Sul tabellone del Palatenda, 59 secondi 8 decimi dalla fine del terzo quarto. Rimessa al fondo nelle mani di Camillo Bianchi, quintetto composto da Bianchi, Iardella, Sodero, Riva e Persico per Quaccio Andreazza. Il palleggio del capitano gialloblu in punta a Cucco nella zona a fronte dispari, mandata in campo da Quaccio Trullo. Il palleggio di Sodero, lo scarico fuori per Riva, prende il tiro da 3 punti, il lungo numero 2, lo fallisce. Opportunità ancora in attacco per Torrenova nelle mani di Bonfelli. Raccoglie il palleggio il numero 8, trova lo scarico per la ricezione del numero 6 Drigo, sul quale commette fallo Riva. Terzo di squadra per Piombino nel quarto. Rimessa al fondo Torrenova con 14 secondi a disposizione, 31-6 allo scadere del terzo quarto. Esce a ricevere ancora D'Andrea, rinuncia al tiro da 3 punti, palla alle mani a Cucco. Il palleggio di Santucci,
prova a sfruttare il mismatch, ribaltamento di D'Andrea per il tiro a tre punti di Cucco. Bianchi a dominare al rimbalzo per fornire a Iardella il pallone da gestire per l'ultimo attacco giallo-blu del quarto. Il palleggio del capitano, lo scarico fuori per Sodero, palleggio resta il tiro di Guglielmo, l'errore da tre punti, c'è spazio per la preghiera di Santucci, arriva da oltre la metà campo il tiro del numero 4. In silenzio ascoltiamo le note di Lorenzo. Minuto alla fine dell'intervallo tra terzo e quarto quarto qui al Platenda di Piombino. Basket Golf avanti di 19 sul 6-2-4-3. A livello individuale 15 punti di Sodero, 7 di Bianchi, 3 di Ardella, 9 di Persico, 11 di Elia Antonio, 7 di Mazzantini, 10 di Procacci. Per Torrenova 6 Boffelli, 15 D'Andrea, 8 per Cucco, 11 Santucci, 7 un Cuocoi uscito dal match per raggiunto limite dei falli, 2 di Murabito e 2 di Gullo. Mau, 10 minuti da trascorrere possibilmente in tranquillità per Basket Golfo. È una settimana importante, se coach Andreazza avesse la possibilità anche di concedere minuti ai propri giovani non sarebbe male per affrontare la trasferta di Alessandria e il big match di prossima domenica con San Miniato qui in casa con più energie in cascina. Sicuramente, sicuramente, anche perché San Miniato oggi a Cecina e mercoledì giocherà in casa, quindi non dovrà sopportare una trasferta come noi ad Alessandria, che non c'è niente di facile in quella trasferta. Però i nostri ragazzi sono ben allenati e fisicamente, secondo il mio modesto parere, ce la fanno bene a resistere tre partite nell'arco di 7 giorni. È più una questione forse di impegno, di come posso dire, di avere ancora delle energie più psicologiche che fisiche, ecco, per affrontare San Miniato alla fine di una settimana così difficile, diciamo. Intanto ha mandato a bersaglio due punti capitano Iardella, arriva il fallo della difesa giallo-blu. Quello che probabilmente è più importante sarà la capacità di equilibrare l'impegno agonistico di mercoledì con la preparazione della partita successiva, partita che può essere determinante nel futuro del cammino giallo-blu. Sì, lo diciamo sempre Riccardo, gli scontri con San Miniato e con Empoli spesso si decidono i nostri campionati, quest'anno anche con Palermo secondo me. Ancora un errore per Boffelli, buona difesa giallo-blu. Lo scarico di Procacci per Elia Antonio, palla fuori per capitano Iardella, spazio per prendere il tiro da tre punti, bomba a bersaglio per il Marin Livornese. Ma ogni tanto Iardi ci dice che è stanco, che è vecchio, però quando c'è bisogno il suo graffio lo mette sempre. Diamine, e poi lo mette sempre anche quando occorre, spesso e volentieri, sicché ce lo teniamo ben stretto il nostro capitano. Alza la parabola Cucco, errore per lui, si lotta il rimbalzo, palla che finisce nelle mani sapienti di Lì Antonio, il punteggio è di 67-43, il palleggio ancora di Iardella che prova a divertirsi, prende la stoppata da D'Andrea, la transizione di Torrenova, palla in angolo per Santucci, arma la bomba il numero 4, la fallisce, ultimo tocco al rimbalzo giallo-blu. Cambio per Coaccio Trullo, esce Santucci, torna in campo con il numero 22 se non sbaglio, capitan Gullo. La rimessa al fondo per Torrenova,
prova a ricevere Boffelli, esce a garantire la ricezione d'Andrea, palla nelle mani del capitano di Torrenova, il fallo di Procacci. Ma non siamo in contatto con Coach Andreazza, ma ci ascolta, fa riposare Procacci e manda in campo Molteni. Sì, è vero, anche perché insomma il punteggio ce lo consente abbastanza questa cosa. Vorrei vedere in campo anche con questi punteggi qui, con questi distacchi qui, vorrei vedere in campo anche Pistolesi un po' di più di quello che l'abbiamo visto fino ad ora in casa. E comunque, giustamente dicevi te, se prendono qualche minuto in più, no, questi ragazzi, ci ritroviamo buoni con, chiamiamo i più vecchi in questa settimana così impegnativa. Finalmente trova il canestro da tre punti Boffelli per il suo score personale, per il punteggio di Torrenova. Torrenova che è sotto di 21 sul 67 a 46. Lo scarico di Riva per Molteni, parte a sinistra il numero 9. Il palleggio di Iardella, c'è mismatch e lì Antonio contro Gullo, prova ribaltamento per Riva, non è andata a buon fine, ma è segno che vuole mettere in ritmo anche i propri compagni lì Antonio. Lo scarico per Riva, il no look è importante perché denota ancora la capacità di lì Antonio di leggere, di letture importanti per le situazioni in cui può trarre vantaggio. Sì, anche nell'ultimo tempo quando insomma i riflessi sono un pochino meno pronti, lui riesce sempre a vedere ottime soluzioni. Purtroppo non è arrivata a buon fine questa palla, ma era una palla da giocare secondo il mio modesto parere. Bella la posizione in difesa di Riva, non sempre Riva riesce a mettere i piedi a posto come in questa situazione qui, e spesso gli fischiano fallo, invece questa volta ce l'ha messa bene e infatti abbiamo preso un fallo di sfondamento solare a mio avviso. Il palleggio di Iardella, prende posizione ancora lì Antonio, arriva il raddoppio su di lui, può trovare ancora lo scarico sul lato debole per Molteni, passettino di Molteni, errore per lui, lotta al rimbalzo Riva, lo scarico di Gullo per Cucco, trova D'Andrea, il piazzato del numero 9, a mani dolci ed educate anche D'Andrea, applausi per lui, 17 punti a bersaglio, miglior realizzatore per Torrenova. 6-7-4-8 sul tabellone del Palatenda, 6 minuti e 52 secondi dalla fine di questo match, può decretare la ottava vittoria consecutiva per Piombino. Il tocco di Gullo secondo me era più sulla mano che sul cuoio, ma abbiamo sentito il rumore da quassù, però va bene così. 8 secondi per l'attacco giallo-blu, il catch and shoot di Capitano Iardella, lotta a rimbalzo ancora Riva, la transizione, il tiro da tre punti di Boffelli, ha trovato le misure il numero 8, seconda bomba a bersaglio. Qua c'è Andreazza non soddisfatto, richiama sul cubo dei cambi Procacci e manda in panchina Capitano Iardella. Rimessa laterale nelle mani del play giallo-blu, Boffelli con le ultime due realizzazioni da tre punti raggiunge 4-12. Doppia cifra garantita da ogni allacciata di scarpa per lui, si conferma anche in questa occasione. Momento in cui basket e golfo forse ha un calo di concentrazione, approfitta Torrenova, è il momento di Gigi D'Agostino. Durante il time out guardavamo i risultati
Palermo ha allungato prepotentemente su Omegna, più 15 se non ho letto male. Sì, più 15 di Palermo su Omegna, e San Miniato è passato in vantaggio a Cecina di 2 punti. E quindi finale a Cecina abbastanza convulso, mentre Palermo sta vincendo in maniera netta lo scontro con Omegna. Arriva il fallo di Boffelli su Molteni. Procacci, Molteni, di Antonio Bianchi, arriva il quintetto di Coach Andreazza. 6 minuti e 9 secondi da trascorrere per chiudere questo match. Mi suggerisci, Mau? Da 24 punti di vantaggio a 14 in un amen. 2 palle perse, 2 azioni mal gestite. In 4 azioni ci hanno preso 10 punti praticamente. 2 bombe di Boffelli, il canestro di Bullo in contropiede. Poi un altro canestro del lungo di D'Andrea. Quindi parziale 10-0 per Torrenova. Deve rispondere Piombino. Il tiro in allontanamento di Molteni. Si mette le mani nei capelli Andreazza. Prepara il rientro in campo di Persico. 2 forzature forse di Tommaso. Sì, questa era un po' una forzatura, un tiro fuori equilibrio senza diciamo né arte né parte, ecco, diciamo sì, di difficilissima realizzazione. Oltretutto non abbiamo nemmeno girato un po' la palla come dobbiamo per far lavorare un po' la difesa. Ed ora il nostro coach ha alzato il quintetto mettendo Persico. Palla recuperata di Bianchi, che come al solito quando c'è da recuperare una palla non si tira mai indietro. Chiedono infrazione di passi, fa saltare il proprio difensore. L'uso del perno di Camillo è tanta roba. Sì, un uso del perno sapiente proprio. Si è portato dietro tutta la difesa, l'ha mandata al bar e ha fatto canestro. Più 16, rompe il digiuno con il canestro Piombino. Alza la parabola Cucco, errore per lui, rimbalzo per Elia Antonio. Lo scarico di Bianchi per Procacci. Inserisce la modalità 4 rate motrici, non basta per tramutare in punti l'accelerazione. Arriva il fallo di Bianchi sulla partenza in palleggio di Gullo, si scusa con il capitano di Torrenova. La difesa forte di Molteni su Cucco, lo scarico per Boffelli. Fallisce il tiro da 3 punti, il numero 8, rimbalzo lungo ancora di Torrenova. Arriva il fallo della difesa giallo-blu, il quarto di squadra. 10° rimbalzo offensivo per Torrenova, ma un dato su cui riflettere. Sì, è forse il dato peggiore, se dobbiamo dire qualcosa ai nostri ragazzi è lì, è il dato peggiore della nostra difesa è quello. 10 rimbalzi concessi a Torrenova sono troppi, considerando anche che è uscito il suo miglior rimbalzista. L'attacco di Torrenova nelle mani di Capitan Gullo, la gran difesa di Procacci, il tiro allo scadere di Cucco, il contatto Gullo-Procacci, ma non sono altissimi ma sono due bei torelli. Sì, un bel... Tutti e due sono giocatori abbastanza bassi, però ben strutturati fisicamente. Si tengano testa l'uno all'altro sicuramente. Infrazione di passi questa volta. La partenza illegale di Camillo in palleggio. L'aveva chiamata la precedente occasione Coach Trullo. La ottiene questa volta senza chiedere niente. Ma... Sì, infrazione di passi che... Erano 2 mezze infrazioni di passi, quella di prima e quella di ora. Di due ne ha fischiata una, salomonicamente l'arbitro. Tenta l'intercetto Molteni. Scorre il tempo per l'attacco di Torrenova. La zingarata di Cucco che si chiude con la veloce di Persico. Cucco aveva saltato il suo uomo fra 1000 difficoltà, poi dice ora finalmente posso andare a canestro. Ma ha trovato Persico e ha trovato chiuso praticamente. Time out ancora in campo. Mau, 3 minuti e 59 secondi che possiamo dirlo stancamente ci accompagnano verso la chiusura di questa partita che secondo me dal punto di vista del risultato incrociamo le dita, facciamo tutti gli scongiuri,
ma non ha ancora molto da dire. Cosa ci dobbiamo aspettare dal proseguo del campionato di basket e golfo, Mau? La tendenza è sicuramente positiva. Il fatto di avere gli scontri diretti con le squadre che ci precedono in classifica, San Miniato e Palermo in casa, può essere un buon viatico. Gli scarti dei match di andata sono abbastanza contenuti. Ci sono tutti i presupposti per un girone di ritorno forse più cospicuo come punti conquistati di quello d'andata, Mau. Ma questo sicuramente, Riccardo, anche perché avevamo a inizio di campionato avevamo fatto inserito dei nuovi giocatori che, come dicevamo, erano giocatori di sistema, cioè che più che passava il tempo entravano meglio nei giochi della nostra squadra, e così è stato sia per Sodero sia per Elia Antonio, che sono in questo momento sono diventati pedine importantissime. E questi, e oltretutto è anche vero che stiamo giocando, facciamo i dovuti scongiuri, stiamo giocando anche molto bene, sicché insomma mi aspetto che, se non altro, di tenere inviolato il nostro fortino, quello sicuramente, e poi vediamo di andare a fare qualche zingarata lontano da Piombino, però il nostro fortino va tenuto salvaguardato, perché è la condizione per rimanere nelle zone nobili della classifica. Ancora un canestro per Boffelli, prova a rispondere e manda la bomba a bersaglio Tommaso Molteni. 7-2-5-5, 3 minuti e 20 secondi allo scadere. La ricezione di Cucco, arriva il blocco di D'Andrea, palla fuori. Lo scarico per D'Andrea, che fronteggia Persico, trova lo scarico per Cucco, piazza il blocco, palla in angolo per Capitangullo, che prova il tiro da tre punti, lo fallisce, prova a volare a rimbalzo Drigo, ma raccoglie il cuoio lì Antonio, che in punta gestisce il possesso giallo-blu, trova lo scarico ancora per Molteni, palla fuori per lì Antonio, 9 secondi allo scadere azione di attacco, palla fuori per Persico, si prende il lusso di mandare a bersaglio la bomba Edoardo. Ma questo è un giocatore di classe limpidissima, ma a mano dolcissima e da guardia. Non mi meraviglio che mandi a bersaglio anche tiri da tre punti. Anch'io non mi meraviglio assolutamente, perché le sue doti tecniche noi le vediamo tutta la settimana in allenamento, sono veramente tantissime. A volte ci viene da pensare che forse è un giocatore di categoria superiore, magari qualche acciacco fisico non fa così che questo succeda, però è un giocatore che ci piace vederlo giocare, ci piace commentarlo, e poi è un professionista vero, sempre all'allenamento si impegna sempre, fa crescere anche i ragazzi che gli girano intorno. Risponde D'Andrea con due liberi a bersaglio per il 7-5-5-7, meno 18, ma è in ballo anche il contest. Io ho giocato sulla pagina ufficiale, ho giocato il più 21, sul contest al nostro interno il più 13, vediamo a fine partita se riesco a beccare almeno uno dei due. Non so cosa hai giocato te, ma io ho giocato più 23 su tutte e due. Il palleggio di Gulo, lo scarico per Boffelli, arriva il fallo di Camillo Bianchi. È entrato Pistolesi intanto per gli ultimi due minuti di gioco, 1 minuto e 59 esattamente alla sirena finale, con Boffelli lunetta per due liberi a propria disposizione. Dimmi, Mau. Palermo fa festa con Omegna, 3 minuti alla fine, 3 minuti alla fine più 18 addirittura, quindi secondo me stanno già festeggiando in tribuna, mentre Cecina ha ripassato davanti a San Miniato a 8 minuti alla fine di un punto, quindi ancora tutta da giocare la partita di Cecina. Qui sostanzialmente partita in ghiaccio per Piombino. Per le statistiche manda a bersaglio il quinto libero del proprio match Boffelli, che raggiunge quota 15. 16 per lui, rimessa al fondo per Bianchi. Il possesso di Procacci. Palla fuori per Camillo. Palla in punta per Pistolesi. Lo scarico per Bianchi ancora. L'extra pass per Procacci.
tiro da tre punti del numero 6. Il tap out di Bianchi che consiglia il possesso a Cucco. Va in contropiede da Andrea. La transizione difensiva e la stoppata di Bianchi. A 1 minuto e 30 dalla fine, con il punteggio favorevole allargamento a Piombino, testimonia che questi ragazzi fino in fondo giocano ogni goccia di sudore per il risultato finale. Sicuramente, anche là, sicuramente. Poi Bianchi in difesa lo sappiamo quello che vale, però riuscire a stoppare un giocatore come D'Andrea, se non erro, che rende diversi centimetri a Camillo, è veramente un'azione difensiva con i fiocchi. Camillo che prova a trasmutare in punti la bomba del più 19, 7, 8, 5, 9. Due punticini, ma vuoi fa più 21, io te lo dico. Ultimo minuto di gioco, lo scarico di Cucco per D'Andrea, lo fronteggia Persico. Palla fuori per Cucco, lo scarico ancora. L'assist di Sgro per il canestro con potenziale di gioco da tre punti per D'Andrea che non si arrende, supera i 20 punti, 21 per lui. Quinto fallo per Camillo che lascia il campo con 12 punti realizzati, 3 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, 5 rimbalzi per lui, 15 in valutazione. Manda a bersaglio anche il secondo libero D'Andrea che raggiunge quota 22. Il palleggio di Procacci, lo scarico per Riva, il palleggio di Pistolesi, palla fuori per Procacci, da lontanissimo prende il tiro da tre punti, si lotta il rimbalzo, lo raccoglie Pistolesi che subisce la stoppata, palla per Persico che ne mette due per il più 18. Titoli di coda qui dal Palatenda con Piombino che raccoglie l'ottava vittoria consecutiva, gestisce il possesso Gullo, prova a mandare a bersaglio la bomba Cucco, si chiude il match con il punteggio finale di 80-62 per i gialloblu piombinesi che iniziano nel migliore dei modi una settimana da tre incontri in otto giorni, ma doveva essere vittoria, lo è stato senza troppi patemi, ma io mi sento di fare un grande applauso anche a Torrenova che ha affrontato il match in situazioni tecnicamente sfavorevoli ma con il giusto atteggiamento che può portarla nell'ultima fase di campionato a giocarci una posizione dignitosa in classifica. Sì, sicuramente Torrenova ha fatto vedere più di quello che ci aspettavamo, ha degli ottimi giocatori, Boffelli lo conosciamo anche se stasera è stato ben marcato, ma anche Santucci e anche D'Andrea, insomma sono giocatori che, per non parlare poi di Incoio, sono giocatori che in questa serie ci stanno bene, insomma, e niente, Torrenova abbiamo detto si è presentata qui come doveva fare, quindi un applauso anche da parte mia. I gialloblu piombinesi a raccogliere il 5 dei propri beniamini, le note di Rino Gaetano a sancire l'ennesima vittoria casalinga del basket golfo piombino, salutando gli amici siciliani che avranno avuto il piacere e la cortesia di ascoltarci, i tifosi gialloblu che non sono al Palatenda e tutti gli ascoltatori della pagina YouTube di SD Pallacanestro Piombino, Riccardo Quiriconi e Maurizio Garzelli vi salutano, vi danno la buonasera e appuntamento a domenica prossima per il big match contro San Miniato. Una buona serata a tutti.